l'argomento è così importante che ho scelto proprio questo argomento a Taormina il 16, dove il Dalai Lama tratterà appunto che la pace e l'incontro tra i popoli è un'occasione per tutti noi. Lo so, è complicato e difficile, ma noi siamo 35 milioni all'estero, i siciliani, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle quando c'era mancanza di lavoro. È chiaro che tutto si deve svolgere nella massima sicurezza, tutto quello che vogliamo, ma alzare muri come vuole fare Trump è una cosa immorale, eticamente inaccettabile. Che le coscienze si possono smuovere, chiaramente non c'è un momento che abbiamo qua che con l'imposizione delle mani risolviamo i problemi. Le coscienze per cambiare hanno bisogno di tempi anche lunghi, perché il cambio culturale è sempre un cammino interiore di ognuno di noi. Però quando ci sono delle persone che danno chiaramente un percorso, fanno un percorso talmente straordinario che lasciano un solco nella nostra società, come è stato Gandhi, Mandela, Martin Luther King, Papa Francesco, Madre Teresa e anche il Dalai Lama, questi danno degli input, che non vuol dire i buoni maestri, anche a scuola, quando ti ricordi di un bravo maestro, di un bravo insegnante, che forse ti ha lasciato una traccia, ti ha colpito, poi però il lavoro lo devi fare tu. Si dice che il saggio apre l'uscio, poi devi entrare tu e fare il percorso, non è che ti cambia. Ecco, è sbagliato questa concezione che del miracolo andiamo in chiesa per chiedere, si va da Padre Dio per chiedere, per carità, con tutte le sofferenze del mondo. Il cambiamento è nelle nostre mani, il passo lo devi fare tu, devi cambiare. Dall'etica diventano poi cambiamenti virtuosi, non hai bisogno di quello che ti punisce, del carabiniere dietro, perché una società così non è neanche praticabile, non è neanche bella. Un carabiniere è una persona, ogni controllore, e poi chi controlla il controllore che è anche corrotto. È bello quando c'è un'autocoscienza dove ognuno fa questo cammino. E come si cambiano gli uomini? Come cambiano le coscienze? Intanto la coscienza è dentro l'uomo, questo è chiaro, si sviluppa o non si sviluppa. Se non si sviluppa puoi essere anche un bandito, puoi essere un killer per la mafia. Se si sviluppa, per te è normale quello che è l'essere umano nel profondo, cioè una persona che vive con l'amorevolezza, con l'altruismo, con la compassione e non con l'invidia, l'egoismo, le gelosie. Quelle sono, quando un essere umano si sviluppa così, si è rovinato, e poi una società corrotta. Ecco, il cambio com'è? Con l'imposizione delle leggi, per carità, le leggi, anche le multe ci possono stare, ci mancherebbe, anche il papà e la mamma, i no sono educativi quando veramente hanno una motivazione, no il no perché sono il papà, perché sono l'insegnante. Quando sono motivati fanno capire al bambino, al ragazzo e anche noi adulti che quell'atteggiamento forse che abbiamo fatto non era sereno. Ora i percorsi culturali, di cambio culturale, sono lenti. L'uomo cambia, ripeto, con la parte affettiva, educativa e culturale. La parte affettiva comincia dalla famiglia, ma c'è gente che è sfortunata, che non ha famiglia o che ha una famiglia sbagliata, violenta. Pensa un po' a quello che subisce. La parte educativa è nelle mani dello Stato, soprattutto attraverso l'istruzione, dove dà un'etica laica che non è di una religione, poi ognuno ha la propria. E noi siamo qua cattolici, cristiani, poi ci sono gli islamici, i buddisti, non ha importanza. Ecco perché quando ci sono le violenze è un ossimoro dire che in nome della religione si uccide, è un ossimoro, una contraddizione. La religiosità, lo spirito religioso, che è anche dell'ateo, è dell'essere umano. Io ho fatto ora un posto a Messina dove si può pregare tutte le religioni e anche l'ateo, dove può andare, è un luogo di riflessione, un luogo dove trovi te stesso. Questo è un cammino. Ecco, dice, che cosa c'entra per un sindaco? Ma il sindaco deve dare servizi, deve fare le strade, i servizi sociali, gli autobus, e io questo faccio dalla mattina alla notte. Però bisogna poi ricordarci che l'etica ci cambierà la vita e diventeremo più virtuosi, paghiamo le tasse che è giusto pagarle, sappiamo, non ci mettiamo in doppia e in tripla fila perché è un atto violento e mafioso nei confronti di chi è lì, che ha pagato magari il gratta e sosta e poi magari è bloccato da te, non metti la macchina dove ci sono lo scivolo per i disabili, non te lo permetti tu, non perché c'è la multa. Allora il percorso deve essere, ecco, un sindaco deve fare anche questo, ma non sono l'unico sindaco che chiama il Dalai Lama o personaggi che danno un input forte alle coscienze.
Per esempio, ecco, il Papa non va in tante città, io ho invitato anche Papa Francesco, giorno 30 lo incontro per la quarta volta e già ho formalmente fatto una richiesta di farlo venire a Messina, perché è un'opportunità etica per riflettere e per poi cambiare. Guarda, io sono l'unico sindaco dei 14 sindaci metropolitani che ho fatto l'intervista la settimana scorsa e ho detto che per me l'elezione deve essere di primo livello e non di secondo, non deve essere chiaramente viene eletto il sindaco della città metropolitana tra i sindaci, tra le cose. Scusate, era l'ex presidente della provincia, come veniva eletto? Dal popolo, il potere è del popolo, lo dico contro un interesse mio di stare su quella poltrona, io non ho interesse di stare su una poltrona, io ho interesse a sviluppare il diritto. E allora, anche se in questo momento è contro quella poltrona del sindaco a Corinti, non me ne frega niente, morirei in quel momento, è la morte, tradirei chi mi ha eletto sapendo come sono, e io devo essere coerente a questa linea dove il diritto del popolo deve rimanere, e perciò ho fatto questa dichiarazione che per me deve essere eletto dal popolo. L'ambasciata cinese va tutte le volte che un sindaco o anche un governo si muove lo Stato addirittura cinese, perché la Cina ha occupato il Tibet circa 70 anni fa, ha ucciso 1.200.000 persone su 6 milioni, come noi siciliani immaginate 1.200.000 persone uccise, uno su 5, 6.000 monasteri distrutti, insomma un genocidio. Loro pensano di avere questo diritto che già da 70 anni hanno occupato, se ne sono fregati, una violenza inaudita. E tutto il mondo che parla dei diritti umani, quando si parla della Cina si girano dall'altro lato, perché la Cina, e c'è la questione dell'import-export che è più importante dei diritti umani per molti. Ecco, per me non è così, e quando l'ambasciata cinese è venuta da me a chiedermi di non invitare il Dalai Lama perché era un farabutto, il Dalai Lama, pensate, gli dicono che è un farabutto, e chiaramente io con molta fermezza, guardandoli negli occhi, gli ho detto che guarda, nella mia, io ho questa maglietta che c'è chiara, Free Tibet, ho anche la bandiera del Tibet nella mia stanza, perché è un simbolo come quella della Palestina e di tutte le altre sofferenze del mondo, l'ho presa a simbolo, non che c'è solo il Tibet. Ecco, quando vi ho detto che sui diritti umani io non mi faccio ricattare da nessuno, né tantomeno da loro, con gentilezza ma con fermezza, ho detto che non andavo, non scendevo neanche di un millimetro da questa posizione, sono onorato di invitare il Dalai Lama perché è una guida per tutti, e poi perché sostengo la causa tibetana che è una sofferenza inaudita.